Ecco, siamo di nuovo al mercoledì sera, caro Remi, Voilà. e salutiamo chi ci segue da casa, naturalmente, come sempre al mercoledì alle ore 21. E questa volta devo dire che abbiamo fatto un colpo da 90. Abbiamo veramente un ospite di quelli che possiamo dire probabilmente più completi di lui, ce ne sono pochi in Ticino. Anche perché questa sera abbiamo un ospite che arriva dal sottocenere. Dal sottocenere, sì, esattamente, non per una questione di campanilismo, né? Perché non siamo qui a fare del campanilismo, però è giusto, trovo che noi dovremmo coprire tutto il cantone, quindi Assolutamente sì. Diamo assolutamente va benissimo, una volta sotto, una volta sopra e va bene così. qualche indizio per capire chi è arrivato Sì, stasera. dunque, allora, guida una macchina piccola, Bene, e questo è già un piccolo è già un indizio. piccolo indizio, no? Io posso anche dire che prima me l'ha ricordato mio fratello Felix, Sì, che adesso guida una macchina piccola, esatto. ma una volta aveva una macchina E una volta ne aveva marrone, un'altra, marrone, non dico il nome, ma era marrone. ne aveva un'altra E comunque, voilà, e sì. poi? Poi ancora? Vai, poi qua, sai, su di lui si potrebbero dire tante cose. Io dico una cosa. Sigla. E dunque stiamo parlando con un personaggio che appunto abbiamo detto arriva dal Sottoceneri, è un politico, è un politico particolare perché da quello che ho capito io ha fatto diciamo tutta la trafila politica, diciamo, sia a livello cantonale, comunale, federale e così via. Oggi ha però un'altra carica che è quella del sindaco del comune di Lugano e abbiamo il piacere di presentarvi stasera con noi Marco Boradori. Ma buonasera, buonasera, grazie dell'invito. Buonasera Marco, come ti senti? Come va? Qui in questo momento molto bene, devo dire. In questo momento molto Non bene. è sempre così, Non Nelly. è sempre così, però no, no, in questo momento sto molto bene. Anche il periodo è anche piuttosto buono. Cerchi di recuperare un pochino gli arretrati, insomma, Vieni quello che è spesso rimasto nel indietro. soprasedere? Ma quando ero a Bellinzone, quando ero in Consiglio di Stato, tutti i giorni facevo avanti e indietro, sempre, no? E poi spesso stavo anche magari alla sera, un po', qui e là, insomma, una cena, un aperitivo, quant'altro. Quindi l'ho conosciuto abbastanza bene il Sopracenere. È vero che da quando ho smesso di lavorare in governo, quindi nel 2013, marzo, mi pare fosse la fine di marzo del 2013, vengo nel Sopracenere perché non è poi così lontano, ecco, è lontano ma non è così lontano. Poi adesso il Cenere, grazie ad Altranzi, si è appianato, spianato via, no? Si dice. Certo. Però vengo per esempio al Festival di Locarno, vado, sì, quest'anno no, passato, no? Perché sappiamo per qual motivo, però in genere cerco di venire nei luoghi in cui mi ero abituato a venire, per esempio il Ramadan, l'ho fatto anche quest'anno finché non l'hanno chiuso, diciamo che l'ho fatto, quindi sì, vengo nel Sopracenere. È Ecco. bello. E quindi, visto che comunque diciamo il cantone lo conosci perché chiaramente da consigliere di Stato alla fine Un si pochino, conoscono un sì. po' tutti gli angoli del cantone, Sì. no? Insomma, un pochino. Un pochino, No, beh, un un pochino, pochino. vabbè, è chiaro. Però lui è sindaco del comune di Lugano. Sì. Comune di quanti abitanti? E 67.000, tra i 67.000 e i 68.000. Sì. 68.000. Con però una tendenza, mi sembra, negli ultimi 2 anni alla riduzione leggera, diciamo. Beh, sì, diciamo che è l'argomento che forse mi preoccupa di più, giusto per inquadrare un pochino il tema. In effetti, negli ultimi 3 anni abbiamo perso una media di circa Famiglie. 300 abitanti, proprio Ah, abitanti. persone, e l'ultimo, invece l'ultimo anno dei rilevamenti, ne abbiamo persi qualcuno in più 500. Allora, bisogna pur dire che una grossa fetta è il fatto che non ci sono meno nascite di quante ne siano i decessi, questo Certo. bisogna pur dirlo. Però c'è anche una parte di popolazione di quei 300, magari un centinaio, di quei 500 di adesso, magari 200, che scelgono di andare altrove. Ed è un po' questo il punto. Non sono tanti, è vero, 200 su
In termini assoluti magari uno può pensare quanti, però in termini percentuali sono molto pochi, però sono degli indizi comunque preoccupanti, anche perché se noi guardiamo quello che succede per esempio a Zurigo, no? A me piace prendere Zurigo perché comunque sì. È la metropoli, la città certo. Più, forse più vivace, in, senza certo. Il forse, più vivace in Svizzera dal profilo economico, culturale, imprenditoriale, eccetera. Ecco, Zurigo hanno calcolato che nei prossimi 20-30 anni avranno un aumento di circa 100.000 abitanti, all'anno. La città è, no, in tutto. Ah, in tutto, okay. Sì, cioè, certo. Oggi hanno 400.000, andranno 500.000, certo. Quindi okay. Si stanno già attrezzando per aumentare le strutture, incrementare le strutture ricettive, eccetera, eccetera, cioè hanno una prospettiva, no? Mentre che il Ticino, e non solo Lugano, il Ticino, che questo rende ancora più preoccupante se guardiamo in ottica globale, il Ticino avrà una diminuzione nello stesso periodo, quindi 20-30 anni, del 5% di abitanti, quindi capite che noi pensiamo sempre che il Ticino sia una terra molto attrattiva, certo. A mio modo di vedere lo è bellissima, cioè io non abiterei in altro posto in Svizzera, no? Anche se tante parti della Svizzera sono veramente sorprendenti, però ecco, ma di fatto siamo la regione che probabilmente è più a rischio demografico. Come diciamo. Mai questo tipo di situazione? È difficile trovare una ragione precisa, io penso sempre, quando i giornalisti mi chiedono, quindi voi in questo momento me lo chiedete, il fatto è questione di attrattiva, insomma, cioè, credo che se una terra, una città anche naturalmente è attrattiva, non perde abitanti. Mi spiego forse in modo più semplice, se io in casa mia faccio venire delle persone e si trovano bene, quelle certo. Persone torneranno, se si trovano male probabilmente non torneranno più. Allora è molto banale, però la mia impressione è che comunque al di là di quello che si dice, Sonnenstube e quant'altro, c'è qualcosa che non va ancora al 100% bene, no? E che quindi, malgrado che Zurigo dicono tutti sì, però durante l'inverno è grigia e quant'altro, ecco che continua a essere molto, molto attrattiva, molto più attrattiva. Quindi riescono in qualche maniera a mantenere questa attrattività nonostante, per esempio, il clima esatto. Non fosse come il nostro. Certo, noi abbiamo il clima, esatto. Fortunati. Quindi è interessante, Peter, sentire il fatto che un sindaco come Marco Borradori di una città come Lugano, che è comunque allora, una delle più importanti città. Ovviamente è interessante la sua valutazione e ancora di più lo è per me. Io sono uno di quelli che è nato a Lugano e sono andati via un anno e mezzo esatto, fa. Esatto, ecco, quindi no. Rientra esattamente. E il sindaco quello. Potrebbe anche chiedermi, ma perché te ne sei andato in fondo, no? Per avere un... Dicelo, dicelo. Io lo dico senza peli sulla lingua. Per me è il contenuto della città che non è più quello che io mi aspetto. La città in sé è bellissima, non credo ve ne siano molte altre di questa bellezza. Però il contenuto, a me il contenuto non piace più. Cioè è una città che non dire ticinese faccio fatica, cioè io parlo il dialetto a Bellinzona, a Lugano faccio fatica a trovare qualcuno che parla il dialetto. Capisco questo, diciamo che fa un po' parte dello spirito della città, cioè la città di Lugano certo. È sempre stata una sorta di luogo di incontro, no? Sì. Torniamo indietro i 150 anni, 200 certo. Anni, un luogo anche di accoglienza dove in fondo le idee che c'erano nascevano proprio dalle discussioni, dal fatto sì. Che arrivavano persone dall'Italia, in fondo non solo dall'Italia, dalla Svizzera tedesca, poi negli ultimi, e quindi questo dava anche ricchezza alla città, però certamente faceva perdere un pochino la dimensione reale, no? Lo spirito sì. Reale che magari trovi in un paese. Certo. Ecco, io per esempio, adesso, stando a Bellinzona, parlavi del dialetto, Bellinzona ti trovi anche molto bene perché ti senti quasi a casa, è no? Diciamo così, è molto, sì. È molto semplice. Io sono stato molto bene a Bellinzona, devo dire. Sto anche molto bene a Lugano perché mi piace questa dimensione, se posso permettermi senza togliere nulla a Bellinzona sì. O alle altre città, c'è anche molto di internazionale. Certo, è cosmopolita. Un pochino, cioè non è Zurigo e non è Milano. Non è, insomma, però il fatto di essere su una direttiva nord-sud, anche Bellinzona lo è evidentemente, certo. Ma oggi anche con Altransit, ecco che ti dà quella dimensione ancora. Ora rafforza la dimensione, ciò non di meno, però bisogna pure ammettere che perdiamo. Chiaro quello che è, diciamo, più nostrano, se vogliamo dire. Beh, certo. E quindi, ritornando a Marco Borradori, sì. Perché il nostro scopo è Marco Borradori, il municipio va benissimo, fa parte della discussione. Marco Borradori nasce a Lugano. Sì, sono nato a Sorengo, come credo la maggior parte dei bambini, dei piccoli che nascevano, allora nascevano la clinica Sant'Anna. È vero, sì.
sono nato anch'io, adesso si nasce un pochino anche al civico in altri, e quindi è un pochino più... E vive proprio la città, sì, i lavoratori vivono in città. Io devo dire che lo so che non è bellissimo, magari, ma io adoro Lugano. Ma ci mancherebbe, come no, ma non è adoro, bellissimo? Ma perché no, ma non è bellissimo? Cioè, a me piace, in genere le città, io adoro le città. No, sì. Dopo magari se mi dite ti piace la montagna, così magari sono un pochino più critico magari, ma no, forse critico no, perché quando ci vado poi mi piace tanto. Ecco, però diciamo che il mio cuore batte per le città. Io quando vado in vacanza non è che vado al mare o vado in montagna, non scio perché avevo freddo, ho smesso e quant'altro. Ecco, io vado nelle città, no? Vedi? Ecco, noi era una delle domande che si sarebbe posto a Marco Voladori, no? Dove vai in vacanza? Ecco, vai al mare? O no, vai in montagna? No, non e lui vado. Ti risponde, no, vado in città. Ha ragione. Sì, ma è anomalo nel senso che gli ospiti che abbiamo avuto fino adesso ci hanno risposto o montagna, certo, o mare. Ok, no, d'accordo. No? E quindi lui è un po' un caso veramente anomalo da questo punto di vista. No? No, ma, io quello che posso dirvi è che un weekend in montagna lo posso fare, certo. Però poi non è che... Ecco, però sì. Dopo un weekend al mare lo posso fare benissimo, però fare una vacanza come comprensibilmente io ho degli amici che dicono ah che bello, andiamo a fare 2 settimane tranquilli ed è bello, leggi sulla spiaggia, ecco, io questo per me è tempo perso, via. Più che tempo, sì, magari anche, però questo sarebbe un pochino snob dirlo, no? Magari anche, però è sentirmi oppresso invece a me piace molto andare, per esempio, camminare in una città, no? Magari anche con una guida, con delle indicazioni, così tu a ogni passo trovi qualche cosa di nuovo, certo. Poi uno potrà dirmi trovi qualcosa di nuovo anche nel libro che leggi in spiaggia, verissimo, certo, sì. Però ecco, per me la vacanza è veramente camminare, scoprire, vedere, toccare, capite? Cose nuove, possibilmente. Io ti capisco, perché ti vedo spesso a Lugano e tu quando devi andare dal municipio a un posto dove magari hai delle riunioni o qualche cosa, tu lo fai tutto a piedi. Lo faccio a piedi, oppure col mezzo pubblico, se sei un po' più lontano. Più lontano, ma sì, perché ma comunque cerco. No? Sì. Ma non è anche un po', diciamo, io l'ho passato anch'io, ma in altri tempi, dove tu andavi in giro, passeggio per la città e non ti salvavi più, perché ogni terzo che ti incontra, ciao Marco, allora, nel mio caso era ciao Peter, nel tuo caso è ciao Marco. Oggi, no? Sì. E quindi ecco, non hai più tempo. Sì, del resto penso che chi fa politica... E sono tanti che la fanno bene in Ticino, la fanno anche in modo molto onesto e pulito, no? Chi la fa perché gli piace fare, certo. Poi diventa un lavoro, per me è il lavoro, ecco, certo. È totale, insomma, chiami. Quindi della mia professione, però se lo fai perché ti piace, poi non è tempo perso, di fatto poi ci sono i momenti in cui non vuoi incontrare nessuno, perché sei stanco, non ne puoi più, ora stai in ufficio o stai a casa, insomma, no? Però se esci è veramente importante anche, oltre che bello, è importante perché tu impari tantissimo. Io oggi per esempio sono andato a fare i pagamenti, io vado ancora a fare i pagamenti in posta. Come me, sì, perché in maniera tradizionale. Sì. In maniera tradizionale. Prima di tutto perché è più facile, per me è più facile anche se tutti mi dicono che è assurdo. Poi perché ti senti a contatto con la gente. Io oggi ho dovuto aspettare alla fine del mese, evidentemente ho aspettato 10 minuti o un quarto d'ora prima di andare a pagare. E la gente viene lì e ti dice bravo oppure no. Una signora oggi mi ha detto con la neve, le città, voi siete tutti un disastro, no? Quando comincia a può darsi che ha ragione, perché mi ha detto io abito, non so più se Radino, Cadro, insomma un po' fuori città, fuori dal centro, e non pulite bene le strade. Dopo, di fatto, io so tutte le persone che lavorano per la città quando nevica, certo. È incredibile, però non possono arrivare dappertutto, ecco, quindi è bello sentire anche, no? Dovreste, perché poi uno cade, si fa male, siamo anziani e quant'altro, ecco, queste cose. Poi magari ti dicono, no, per esempio, che so io, la pandemia, siete stati bravi nel mese di Buttolidia, di marzo, aiutare qui, ecco, quindi sono tante cose che ti permettono di registrare la tua attitudine, tua e del municipio, e magari anche di modificarla. Sì, ecco. La persona Marco Voladori, devo dire che ha guadagnato, non perché ha voluto guadagnare, ma si è notato proprio nell'occasione della prima fase della pandemia, marzo e aprile. Sì. Io ti ho seguito nell'intervista che hai dato, mi sembra, alla RSI, se non ero, Quotidiano, e io ti ho visto con le lacrime agli occhi, perché stavate parlando della Reseghina e di come preparare la Reseghina, certo, nel caso che la pandemia fosse andata oltre certi limiti, no? E ti ho visto, io devo dire, ti ho visto affranto. E questo mi ha permesso di dire, ecco, questo è un sindaco attaccato alla città. Certo, assolutamente. Grazie. Ma
io ricordo benissimo, era un lunedì sera e avevo ricevuto una telefonata dove mi si diceva che bisognava, io non mi rendevo conto, ma credo nessuno ancora adesso, dopo vi dico un episodio che ho vissuto oggi. Volentieri, sì. Non ci si rende conto che pandemia equivale, quando si leggono 9 morti, 15 morti, 12 morti, 6 morti, così. Prima di tutto che ci sono dietro delle persone, questo è banale, è un po' retorico dirlo, ma un lunedì sera ricevo una telefonata e mi dico, noi abbiamo bisogno di avere un luogo dove poter mettere i cadaveri o le bare, perché non ce la facciamo più. Poi di fatto la cosa è un pochino rientrata, quindi tutto questo, se vogliamo, è per fortuna non è successo. Dire, esatto. E ci hanno detto che avevano individuato la zona della Reseghine, insomma questa. Ed è veramente dura pensare che lì arrivano, poi avevamo in mente tutte un po' le immagini anche di Bergamo, dell'Italia, certo. E quindi si dice, ma siamo un pochino più nel piccolo, ma stiamo arrivando lì, insomma, no? Ecco, devo dire, ne ho parlato anche con un paio di colleghi a cui avevo telefonato in quel momento e sentivi che era proprio da un profilo emotivo, era veramente certo. Forte. La speriamo che l'anno che sta, speriamo, insomma, il 2021 ci faccia dimenticare un po' sarebbe questo, bello. Questo discorso. C'eravamo infatti ripromessi di non parlarne troppo. Ma mi scuso molto di aver chiudiamo pure. È stata fatta la domanda, è arrivata. È doveroso anche parlare ogni tanto. Grazie. Però voglio dire, sì, non, ci sono già troppe trasmissioni. Se ne parla fin troppo. Me, se ne parla quella poi di fare le cifre tutti i giorni, onestamente, a me personalmente. Allora, facciamo così, Pietro. Non mi convince. Ritorniamo a Marco. Sì, ritorniamo. Cerchiamo di capire un attimino l'infanzia di Marco. Bello, io ho avuto. Tu ti ricordi? Io sì. Me la ricordo molto bene, sì, me la ricordo molto bene. Così in generale direi che ho avuto un'infanzia anche abbastanza, cioè senza l'abbastanza, ho avuto una bella infanzia. E anche nei momenti in cui ti formi perché cominci a incontrare gli amici, tipo 7 anni, certo. 8 anni, no? È stato molto bello perché in fondo noi, lo so che appare, io sono evidentemente ho passo i 60 o 61 anni, quindi lo dico per i telespettatori. Certo. E però pensate che quando io avevo 6 anni, io giocavo con i miei amici, 6, 7, fino agli 8, 9 anni, giocavamo a biglie, a boccette, sì, a boccette. Nella strada, in una delle strade oggi più trafficate. Non so se i telespettatori si immaginano, via Pioda oggi è un'arteria dove c'era il cinema corso, insomma io abitavo lì, no? Sì. Ed era una strada dove tu potevi giocare a pallone, no? In certi momenti, poi ogni tanto arrivava una macchina, per carità, insomma. Ecco, ma giocavamo a biglie. Poi c'era l'oratorio dove a 6 anni, io ricordo, mia mamma mi diceva vai all'oratorio, dovevamo passare due strade, attraversare due strade, ma non c'era nessun problema, insomma. Dove si fermava la partita di calcio quando usciva la Croce Verde. Bravi, sai, lo sai, certo. Infatti c'era un viavai di Croce Verde perché era lì c'era il viavai, forse meno di adesso. Comunque è vero che la partita si fermava, tutti fermi, no? Ecco, conosci, ma i amici, i tuoi amici che d'infanzia, hai ancora contatti con loro? Ti senti ancora? Pochi. Hai avuto l'occasione di rivederli in qualche contesto? Rivederli sì, in realtà sì, però devo ammettere che la stragrande maggioranza ha preso, di miei amici ha preso ognuno la sua strada, no? Ma anche anch'io, nel senso che poi dopo ognuno è rinchiuso nel suo mondo, nel suo guscio, e poi diventa difficile anche, sbagliato, però diventa difficile ritrovare certe persone. Tu hai studiato a Zurigo, giusto? Io ho studiato a Zurigo. Ecco, quindi in quell'occasione lì hai avuto il modo di, diciamo, in qualche maniera di vivere fuori dal Canton Ticino e magari anche sentire un po' la mancanza del Ticino. Cos'è che ti mancava di più? Diciamo che all'inizio mi mancava in fondo un po' la casa, no? La casa con la sua tranquillità, dolcezza, tepore, i genitori, insomma, sì. che fungono in quel momento, anche se ormai hai 18, 19 anni, ma insomma ti danno una certa... Nucleo familiare importante. Sì. Però è vero che, ecco, che io continuo a pensare che sia meraviglioso avere un'università in Ticino, ma è altrettanto importante, credo, poter andare via dal Ticino, no? E probabilmente siamo tutti un po', ai miei tempi, diciamo, un po' attratti dal rientrare in Ticino, da non voler interrompere, cioè non recidere il cordone umbilicale. Il famoso treno delle 6:09. Esatto, bravissimo, ancora una volta bravissimo. Però, tornando indietro, dopo è facile tornando indietro, però vedo che i giovani oggi sono comunque vanno in questa direzione, cioè di cogliere molto di più le opportunità di stare anche via dal Ticino. Poi è bello, sarebbe bello pensare che dopo un'esperienza magari di 10 anni via,
non necessariamente solo a Zurigo, a Losanna o a Berna o dove, ma magari anche negli Stati Uniti, come, certo, come molti fanno in Inghilterra, insomma in Europa, in giro, e poi riportino il loro sapere, le loro esperienze in Ticino. Non sempre questo avviene, diciamo magari purtroppo, però io capisco benissimo che poi quando uno si è creato un bagaglio, poi trova dei posti di lavoro solo altrove, no? Ecco, quindi questo altrove trovo che è importante esplorarlo, è importante confrontarsi, è importante anche soffrire, perché comunque è comodo stare a casa, no? Stare a Lugano, conosco quasi tutte le viti, insomma, tutti i bulloni, no? O tutti i mattoni. Però è bello anche rischiare un pochino. Io penso che un giovane sui 20, 25, anche 30, poi può anche formarsi una famiglia altrove, quindi ricreare quel tepore, quella dolcezza, se vogliamo, quella famiglia. Però è bello star fuori, capire che ci sono tanti modi di vita. Ecco, è tutto questo, insomma, che io ho vissuto in parte, certamente, però... Anche perché si impara forse anche ad apprezzare di più quello che di solito... è l'abitudine, no? Ma certo. E quindi forse è anche una questione un po' ha una peculiarità. Adesso io parlo di Lugano perché io l'ho vissuto a Lugano, no? Che personaggi che quando li incontri tu da giovane, io faccio due esempi, Franco Denti e Sergio Ermotti, no? Si giocava insieme al calcetto. Certo. Adesso uno è diventato CEO dell'UBS e l'altro è il medico presidente dell'Ordine dei Medici. Beh, insomma, voglio dire, anche chi è arrivato piuttosto in alto, certo, nelle posizioni, però quando li saluti sono rimasti gli amici del campetto. Ecco, esattamente. Questa è una peculiarità è che nel Cino è forse unica. È bellissimo, certo. In Svizzera interna io non mi ricordo di aver trovato situazioni del genere. Questa è molto bella. La sconfitta politica più importante di Marco? Ma io penso che di sconfitte politiche Marco non ne ha mai avute. No, penso diciamo, di sì, perché partecipa anche a votazioni. Sì, sì, allora, devo dire una cosa, io ce l'ho, la risposta poi te la posso dare. Sì, sì. Sconfitte, io ne ho, come penso tutti coloro che insomma fanno politica e si buttano nelle cose, ne ho avute anch'io parecchie, anche magari che non ci si è accorti fuori, certo, ne ho avute tante. Però poi io sempre parto dall'idea che se si crede in un progetto, in una cosa, ce la fai, no, prima o poi. Allora direi alla fine poi anche la sconfitta viene un pochino cancellata oppure... Aeroporto? Allora, no. Perché l'aeroporto è una di quelle cose che secondo me sta andando esattamente in questo senso. Cioè l'aeroporto è stata una cosa molto, molto dura, ma anche molto politicizzata. Nel senso che a un certo momento si è detto l'aeroporto di Lugano non ha senso. No, adesso non tutti dicevano così. Io invece dico... Ho detto e continuo a pensare, una città che ha un aeroporto deve difenderlo con i denti. Certo, cavolo. Perché una volta che tu chiudi un aeroporto non lo riapri più. Questo è poco ma sicuro. Io sono convintissimo che comunque non devi guardare il momento. In un momento una cosa può anche essere considerata inutile o costosa o difficile. Esatto. Però tu devi guardarlo un attimo nella sua storia. Tra l'altro l'aeroporto di Lugano ha 82 anni di storia dietro. Non è che puoi così cancellarla, eccetera. Ecco. Io penso che adesso, non voglio dire una vittoria, ma un pochino mi dà soddisfazione pensare e capire che appena abbiamo deciso di aprire un concorso, chiamiamolo concorso anche se il termine non è proprio giusto, aperto agli interessati, abbiamo visto che ci sono stati 7 gruppi, sì, di una certa importanza che comunque vedono un futuro per l'aeroporto. Ci credono, insomma. Ci credono. Ecco, questo a me basta, in questo momento basta, poi vediamo quello che sarà in futuro. Certamente è stato... Se non proprio una sconfitta, è stato un momento molto difficile perché la situazione è stata effettivamente molto dura. Però al di là di questo, non avrei pensato questo. Secondo me la sconfitta più difficile da digerire è stata la 2 a 13, quando c'è stata la votazione popolare, se non ricordo male era il 2007, però non sono così sicuro. È passato tanto tempo e lì avevamo perso 45-55, 46-54, poca importanza. E lì evidentemente non era tanto la sconfitta o vittoria a livello personale, io mi ero impegnato, per cui certamente ero tra gli sconfitti, ma era stato vedere anche come il Ticino si poteva dividere, no? Cioè, questo era un'opera che andava a favore del bellinzonese, del locarnese in particolare. Sì. Tutto il resto del cantone ha praticamente votato no. E neanche in realtà la parte che era più interessata ha votato sì massicciamente, però non massicciamente.
ma in particolare c'era la consapevolezza in me, e purtroppo non sono stato smentito ancora dai fatti, che ci sarebbero voluti decenni per fare qualcosa, per rimediare. Ecco, questo è stato... E lì non, noi abbiamo lavorato duramente dopo, devo dire, abbiamo cercato di, però i tempi erano lunghissimi, insomma. Sono lunghissimi, lo vediamo adesso. Beh, sono lunghissimi per tutto, devo dire. Sono lunghissimi per tutto, certo, ma evidentemente per una strada, chiamiamola così, per un collegamento che costa 1 miliardo è ancora più difficile, insomma. Ecco. Senza dubbio, quindi quello è stato un momento, devo dire, tutto sommato sopportato bene, superato bene, ma che ha fatto male perché ci si credeva. Certo. È una domanda che posso fare io a Marco per una questione personale. No, ma è lo stadio? Ah no, lo stadio lo si fa. Si fa. No, si io ho notato che c'è una certa opposizione in Consiglio Comunale. No, è forte. L'opposizione c'è, forse non tanto per lo stadio, ma... Per tutto il complesso. Sì. E dopo noi ci sforziamo, senza riuscirci con tutti perlomeno, di far capire che comunque lo stadio è un progetto unitario. Cioè, certo, c'è lo stadio che è l'elemento, la scintilla. Quartiere Cornaredo. Certo, però c'è tutto attorno, no? C'è anche una rivalutazione, una rivalorizzazione di tutto quel comparto territoriale, certo, che una volta, oggi un po' meno, ma una volta era periferia. Certo. Adesso è un po' meno periferia, però si può farlo diventare molto più bello, e lì diventerà molto bello. E allora, io capisco, c'è chi dice no, oggi non possiamo investire così tanto, è tanto, però insomma, però vale la pena. E oltretutto ci sono anche delle ragioni, se vogliamo, certo, giuridiche, perché noi abbiamo premiato un concetto, un progetto, ma ancora di più un concetto, e evidentemente oggi bisogna portare avanti quel concetto e quel, certo, progetto, altrimenti anche giuridicamente si rischierebbero delle azioni di risarcimento. Ottimo, torniamo dopo a Lugano eventualmente, sì, e riprendiamo Marco. No? Riprendiamo, riprendiamo Marco. Io vorrei fare la solita domanda, che la faccio di consueto, che piace tanto, ancora per qualche puntata, poi la cambiamo. No? Ecco, Marco, chiediamo a tutti gli ospiti, sai raccontare le barzellette? Ci racconti stasera una barzelletta? Io non so raccontare le barzellette, sono disastroso. Mi piace molto ascoltarle, e rido, ecco, anche molto. Cioè, quindi dobbiamo raccontarla noi, ho già capito. Penso sempre che per chi racconta barzellette è bello trovare qualcuno che le ascolta con attenzione, per cui io sono tra quelli, purtroppo non ho... E poi le dimentico, cioè voglio dire, voi stasera Marco, mi raccontate una barzelletta? Purtroppo, sono passati parecchi ospiti, sì, qui, non ce n'è stato uno che ci ha raccontato una barzelletta, perché non erano nelle condizioni, ecco, vedi, allora... quindi vedi, non preoccuparti, molto non bene, sei da solo. Politici, allora, siamo un po' posti, insomma, come si dice. Esatto. Ritorniamo al comune di Lugano con Marco Corradori, sindaco. No, più che altro, sai cosa, prima di tornare al comune, vai Marco Corradori guidava... una certa automobile, non sto a fare il nome adesso, ma se io oggi gli dicessi, ma senti un po', Aston Martin o Lamborghini? Oggi. Ma onestamente no, nessuna delle due. Ma io sto, no vabbè, ho capito, cioè so, puoi so prendere che... anche quella elettrica, d'accordo. Mi piace, sì, però io trovo che, allora io... Come tanti giovani mi piacevano queste macchine sportive belle, così, no? E la Porsche era una macchina, lo dico io, la Porsche io non ho detto niente. Io ho avuto 3 Porsche, dove tutte d'occasione, evidentemente le ho comprate io proprio, e l'ultima io l'ho venduta, che aveva 308.000 km. Insomma, l'hai usata. L'ho usata, non l'ho comprata nuova, però l'ho comprata, sì, che aveva 45.000 km. Poi facevo tutti i giorni avanti e indietro. La cosa bella, non è una barzelletta, ma insomma assomiglia quasi, che io d'inverno partivo da Lugano, mettevo, c'era un girettino, come si può dire, un robino, che metteva la temperatura, alzava la temperatura, il riscaldamento. Sì. Allora io arrivavo giù Biasco che cominciava a scaldare, era fantastica, era una macchina fantastica, mi divertiva anche, poi era molto bella, era anche un po' spartana, no? E dopo 308.000 chilometri, non l'ho in verità venduta solo perché aveva 308.000 chilometri, l'ho venduta perché non aveva il catalizzatore, era l'ultimo modello, che non aveva, era del 1985, e il Blick ha trovato bene, capisco che era un'occasione ghiotta, di fare una 2 pagine dicendo il ministro dell'ambiente che va in giro senza catalizzatore, avevano ragione, no? Non è tanto l'articolo che comunque, vabbè, insomma, e alla fine l'ho cambiata, l'ho venduta, e ho preso una Smart. Io mi sono innamorato della Smart, perché?
trovo che è intelligente, nel senso che è una macchina piccola, una macchina che non consuma tanto, adesso è anche elettrica, certo, diciamo, no? Che la posteggi ovunque, che è un concetto moderno di spostamento e di mobilità, per cui io oggi dico, possono mettermi lì qualsiasi Aston Martin, anche elettrica, ma io non rinuncio a una macchina piccola, che poi sia la Smart o un'altra. Peter, lunedì facciamo un appuntamento con la Smart, perché facciamo una pubblicità, sì, così. Ovviamente. Non dovevo farla, No, ci mancherebbe, va benissimo. No, ma va benissimo. Ripeto, la nostra è una trasmissione che non sta a guardare queste piccole. Va benissimo. Ecco, un politico che Marco Borradori stima più degli altri del Canton Ticino. Ecco, questa è una domanda forse per lui un po' difficile. Dici? No, sto pensando. Ma vivente in questo momento? No, non necessariamente. Un politico del Canton Ticino. Ma se c'è stata una persona che magari tu ritieni che come politico abbia fatto cose veramente... Ma se guardiamo... Allora, mi affascina molto il periodo di Stefano Francini e Carlo Cattaneo. Perché lì in fondo, a parte la scuola, Stefano Francini e quant'altro, ma l'impressione mia che innanzitutto il fatto che Carlo Cattaneo non fosse svizzero, veniva dall'Italia, ha portato anche lui quegli stimoli di cui dicevamo prima, certo, no? Certo. E non necessariamente a Lugano, ecco, anche a Lugano, ma non solo, a tutto il Ticino. E Stefano Francini, che comunque poi a un certo punto ha dovuto farsi leggere come sciaffusano, se non ricordo male, perché il Canton Ticino, sì, non lo voleva, diciamo così, ecco. Uomini però che in modo con tenacia sono riusciti ad avere delle visioni e a realizzarle, ecco, se vogliamo andare molto 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 indietro. L'idea Buffi, per intenderci. Certo, dopo se andiamo, ecco, avviciniamoci, non voglio eludere la domanda, vi dirò anche i politici attuali, così, sì, facciamo, sì, anche nomi e cognomi. Volentieri. Io ho lavorato, ho avuto la fortuna di lavorare ancora con dei personaggi che sono entrati nella storia del Cantone Ticino. Tu hai detto Giuseppe Buffi, certo, è stato bello lavorare con lui, prima di tutto perché aveva delle idee che poi ha realizzato come, certo, all'università, certo, però era bello anche sentire la saggezza ma anche la capacità di arrabbiarsi, insomma, che aveva. Io ho imparato, ho fatto dei viaggi con lui anche così molto per caso, eravamo andati a Salisburgo, siamo stati a Roma e in quei momenti non sei più consigliere di Stato, non sei più, certo, quello più giovane, io allora ero molto giovane, non sei più quello della Lega, liberali, parli, no? Poi magari davanti a un bicchiere di vino, così parli anche lui, mi raccontava tante cose, così è stato molto bello. E poi c'era anche Pietro Martinelli allora in consiglio di Stato e comunque, certo, anche se magari ci dividevano tante visioni, tanti modi di vedere la vita, però si sentiva che c'era dietro veramente qualcosa, certo, di importante. Poi c'era Marina Masoni, c'era Alex Pedrazzini e quindi tutta gente comunque con cui è stato bello lavorare, devo dire, anzi penso che loro probabilmente dicevano, beh, questo ragazzino, io ero veramente, certo, alle prime armi ancora, no? A livello di esecutivo, in particolare, certo, di esecutivo cantonale. E poi arrivando adesso, io la risposta può sembrare politica, ma poi arrivo a darvi ancora una risposta, ammiro comunque molto tutti coloro che si impegnano per la cosa pubblica e ammiro ancora di più coloro che si adoperano per portare avanti un comune per pochi spiccioli, perché sa, noi siamo, io sono fortunato, i miei colleghi sono fortunati, anche i colleghi di Bellinzona magari un po' meno, quelli di Locarno un po' di più, però c'è gente che lavora per mettere a disposizione ore e ore, le sottrae alla famiglia, al tempo libero, a se stessi, guadagna veramente molto molto poco, ecco, e lavora magari anche molto molto bene, no? Quindi questo secondo me è degno di ammirazione. Se stiamo sull'adesso, diciamo, io ammiro anche i miei colleghi sindaci che sono veramente molto bravi. A me piace tanto Alan Scherer, sindaco di Locarno, mi voglio, sì, molto bene, c'è, sì, una bellissima anche amicizia, credo, e ecco, ma questo al di là del fatto che è bravo, sì, come sono anche bravi altri, però per dire. Quindi, se ho capito bene, hai una certa amicizia con Cerer, no? Sì, con Alain, ecco, sicuro. Il fatto di trovarti sulla stessa barca in un momento determinante di questa pandemia, sì, dove i comuni hanno reagito, se vogliamo così, sulla scuola, così per sulla dico. Scuola, sì, esattamente. Dove i due comuni, si può dire, hanno reagito, sì, all'unisono. Sì, è corretto, no? È corretto. È stata una cosa programmata, cioè vi siete parlati prima di farlo o siete andati tutte e due per la medesima strada ma singolarmente? Ma
Diciamo che la decisione di entrambi i comuni è nata all'interno dei singoli comuni, Dei quindi non singoli era un comuni. disegno. Dopo è chiaro che sai, l'unione un po' fa la Ah, forza, certo, no? la E quindi solidarietà sapendo è. che c'era un altro comune importante, è chiaro che ci siamo poi parlati, abbiamo cercato di elaborare una strategia comune, anche solo a Certo. livello comunicativo. Però è nata per caso, ecco, in realtà poteva anche nascere con altri comuni grossi, tipo Mendrisio o Chiasso, poi dopo ci sono state le circostanze casuali che hanno fatto sì che magari loro attendessero un attimo, poi la cosa è andata un po'. Coincidenze direi, però Coincidenza. poi una volta che si è deciso, dopo ci si è parlati naturalmente, sì. Che se non avresti preso la strada della politica, insomma, perché tu comunque sei, diciamo che così, che sei in piazza da un sacco di Sì. anni, insomma, no? Che cosa avresti fatto? Allora, Quale sarebbe la tua passione? Ricordiamo che è avvocato di sì, professione, quindi. allora io con il 2021 sono 30 anni di politica, praticamente a tempo pieno, praticamente. Dunque, io mi sono laureato a Zurigo in diritto, ho lavorato a Lugano come avvocato e notaio e a un certo momento mi sembrava che non mi sentivo particolare, cioè non ero così Ti mancava soddisfatto, mi qualcosa. mancava tanto, più che qualche cosa, a un certo punto tanto, sì. Anche se la professione in sé è una bella professione, il diritto è affascinante, però mi mancava qualche cosa. E non sapevo bene dove andare a trovare quel qualcosa che mi mancasse. E poi c'è stato il Nano che io avevo conosciuto, se posso permettermi No, ci questa, la mancherebbe, Amine, licenza ci di dirvi, mancherebbe, io certo. avevo conosciuto 2 anni prima a un matrimonio. Matrimoni, sapete, per voi non lo so, ma per me sono sempre stati momenti abbastanza noiosi, no? Perché poi, Ecco la barzelletta, vedi che è arrivata? vedi che la racconto come era. Sì. No, non perché, per carità, il momento è importantissimo. Io Sicuro, adesso io celebro matrimoni, per cui certo. vedo, è molto, Ma può non essere parliamo dei molto bello. diretti Esatto. interessati, Però quindi. poi dopo hai la cena che va avanti, o il pranzo che si protrae all'infinito, e se ti capita il tavolo sbagliato, allora lì diventa dura. Ecco, in quell'occasione mi è capitato il tavolo giusto. Ah, C'era il nano che ha parlato. Io non ho mai visto una persona parlare così tanto. Ha parlato dal primo momento in cui si è seduto al momento in cui si è alzato, ma si parlava di 5-6 ore, no? E noi tutti ad ascoltarlo. Io evidentemente, dico evidentemente per quello che vi dirò dopo, l'ho ascoltato più degli altri, no? E mi affascinava il modo di certe cose, alcune erano pazze, lo conosciamo il nano, cose puff, no? Altre invece molto più ponderate, così. Però poi io non l'ho più visto per un paio d'anni. A un certo punto mi suona il telefono in ufficio e mi dicono le segretarie, c'è un signor Bignasca che la cerca. Va bene, era andato, no? E mi dice, tu ti ricordi che ce l'avamo vista? Beh, cioè, mi ricordavo benissimo, era qui in testa, cioè quel Beh, 5 ore pomeriggio. di È stato discussione. fantastico. E dice, sai, noi abbiamo costituito la Lega, tu hai visto il mattino, e adesso stiamo facendo la lista per il Consiglio di Stato, per il Gran Consiglio, era il 91, 91, l'inizio del 91. E vuoi entrare in lista? Mi ho detto, guarda, dammi 10 giorni, ci penso, no? E poi dopo, in realtà, non me la sono sentita perché mi tentava, ma forse ho avuto paura, qualche timore, insomma. Poi il Sì, nano quella il normale. mattino era bello come ancora adesso, ma allora forse era una vera clava, no? Certo, bello Diciamo, carico, era insomma. bello carico, era bello caldo. Ok, e la cosa è finita via. Poi mi richiama ancora, dico, ma che strano che mi cerchi, no? Mi ero chiamato in giugno, in luglio, dice, ci sono le nazionali, mi piacerebbe che tu entrassi in lista. Gli ho detto, dammi 10 giorni d'altra volta, li prendo anche I adesso. soliti 10 giorni. Allora, si vede che ha capito i suoi polli, il suo pollo. 2 giorni dopo ero sul giornale, cioè lui aveva detto che io non avevo accettato, non avevo ancora accettato. E a quel momento ho detto, vabbè, il destino vuole così, no? Allora, però io mi ero un po' arrabbiato, l'ho preso al telefono, ho chiamato e ho detto, no, va bene. Tu mi hai fatto entrare un po' con la forza e capisco, ogni tanto ci vuole anche questo, però guarda che io entro in lista, ma entro in lista per vincere, non entro in lista perché tu so che tu vuoi qualcuno che faccia gruppo, che magari poi un Certo. domani vada in magistratura, così invece adesso a questo punto io mi prendo di impegno. Ho fatto una campagna da luglio fino a ottobre, ho setacciato Secco veramente, ah beh proprio. sì, ho chiesto amici, mi hanno fatto una roba e ho battuto il nano. E ce n'erano due di posti, naturalmente Maspoli era inarrivabile, Certo. no? Mornironi era per la Camera Il alta, quindi per il Senato, Senato, quindi certo. fuori, diciamo, è entrato dentro, ma è fuori dal. E però io ho giocato evidentemente sul nano, anche la contrapposizione, lui sarà molto arrabbiato al momento, però poi dopo una pacca sulla spalla, adesso vai tu a berra che forse è meglio così, no? Ecco, e lì è cominciato tutto. Quindi alla domanda che lavoro avrei voluto fare, io adesso dico, ma io non avrei, per me è il lavoro più bello, cioè io
sono stato così, è stato così duro, così faticoso imparare anche, perché io ho fatto un'università poi a Berna, nel senso, certo. Cioè, ogni giorno era, per me era l'università, però è stato bellissimo. Ecco perché all'inizio avevamo detto probabilmente, anzi senza probabilmente, è il politico attualmente ancora presente, certo, che ha il curriculum probabilmente più grande di tutti, proprio completo, per il fatto, sì, che nazionale, sì, municipio, sì, Stato, cioè Canton Ticino, Consiglio di Stato, no? Sì. E quindi hai praticamente passato tutto. Tu hai, sì, fatto, scusa, non lo so se tu hai fatto Gran Consiglio. No, non ho fatto né fatto Consiglio Comunale né Gran Consiglio. Sempre nell'esecutivo, a parte Berna, il Consiglio Nazionale. Esatto. Sì, ho fatto un po' alcuni, diciamo che il cursus normale è cominciare dal municipio, cioè, ho fatto esattamente il contrario, no? Sì, esatto, continui fatto a retrocedere, esatto, a esatto, parte che io trovo che è meraviglioso lavorare in municipio, però è vero che da un profilo così si potrebbe pensare. No, così, ma non credo, non penso, non lo so, che il comunque Consiglio di Stato a municipio sia riduttivo, sì, assolutamente. Diciamo che no, il municipio di Lugano è incredibilmente interessante, diversi, sono diversi, no? Ma tutte e due interessanti, però tutte e due assolutamente, sì, interessanti, sì. Forse Consiglio di Stato, bisogna dire che il dipartimento magari non è proprio uno di quelli che ti permette di mettere veramente le tue capacità al centro, perché il territorio comunque, se vediamo le finanze, se vediamo le istituzioni, sì, certo, ecco che vero, forse il territorio, poverino, è un po' vero, però bisogna pur dire che con i problemi di oggi il territorio vuol dire anche mobilità, sì, vuol dire ambiente, vuol dire pianificazione del territorio, cioè per me che non avevo conoscenze, cioè ne avevo, insomma, avevo delle conoscenze non così specifiche, è stato veramente entrare nei dossier, parlare con i collaboratori, andare fuori sul territorio, capire sul terreno, quindi è stato veramente molto molto stimolante anche imparare e poi trovare delle soluzioni. Per esempio io sono molto fiero che evidentemente il consigliere di Stato non fa mica tutto lui, lui si, chiaro, prende la responsabilità, ecco, però il fatto d'aver creato la comunità tariffale, d'aver creato il Tilo assieme alle ferrovie, insomma, sì, d'aver oggi, magari si può pensare che mi sono un po' montato, mi monto un po', non è che voglio fare questo, però se adesso c'è questa meravigliosa, meraviglioso Tilo che dal 5 di aprile diventerà, che da Lugano a Locarno si farà in meno di 30 minuti, Lugano sì, Benzona in 12, minuti, sì, in 15, ecco, l'avevamo ideata noi, cioè è partita da lì, sì, cioè sì, questo aggancio che abbiamo fatto a Camorino è nato nel 2007-2008, è lì che l'abbiamo. Per cui poi dopo lo vedi anche, ripeto, mi scuso molto di aver sottolineato questo, non voglio farlo, ma ci sono tante cose che i miei predecessori in Consiglio di Stato, in municipio naturalmente, certo, e chi viene dopo, oggi Claudio Zali, fa tutte le cose che poi verranno utili chissà quando. No? Il tram Trino è una di queste. Esatto, no? Esatto, quindi è meraviglioso pensare che in fondo il Ticino avanza, le regioni del Ticino avanzano, senza necessariamente dover essere condotta una persona sola. Ognuno ha cercato di fare del suo meglio, sbagliando, facendo bene, così. E però tutto, visto che i progetti durano anche 20 anni tante volte, no? Se non addirittura, certo, di più. Quindi è questo. A me piace molto pensare che ognuno di noi ha messo una, compresi anche gli sbagli, sia chiaro, ha messo una tacca che ha poi portato al risultato, insomma. Bene Peter, ci stiamo avvicinando molto velocemente a quello che è il format della nostra trasmissione. Della trasmissione e alla conclusione della stessa. Quindi certo, abbiamo un minuto e mezzo, se hai ancora qualche domanda, ci stiamo avvicinando anche. Sì, una più per curiosità che per altro. Vai pure. Tu sei una macchina di voti, ma come fai? In realtà non faccio, cioè faccio. Non fai, l'ho immaginato. Nel senso, sì, non faccio, non... Sì, ho visto che non sei parte attiva nel discorso. Ecco, cioè, mi spiego, io ho sempre fatto molta fatica, ma li ho anche ammirati perché fanno uno sforzo disumano, quelli che 3-4 mesi prima cominciano a fare la loro campagna, no? Cioè, io la faccio sempre. Io vivo in campagna, certo, elettorale, ma non perché vivo, non voglio vivere in campagna elettorale. La posizione. Io vivo, certo, la mia posizione, io la cerco di fare il mio lavoro, però certo, per me vuol dire anche uscire, vivere, fare le cose, capite? Certo. Quindi non voglio dire che non ho bisogno, anch'io le ultime 2-3-4 settimane, insomma, tra inserzioni e altro, faccio anch'io le mie cose, però non è quello il momento, cioè il momento per me sono i 3 anni e 9 mesi prima, gli ultimi 3 mesi sono, mettiamo a punto, insomma. Se no? Mi permetti, sicuramente è dovuto anche al fatto del lavoro che tu fai per Lugano, perché la tua forza, diciamo la verità, si trova a Lugano. Beh,
diciamo come politica, Luca, cioè Lino, di voto, certo, ecco, certo, certo. Dopo sai, c'è sempre anche il ogni volta che affronti una campagna elettorale o una votazione, un'elezione, dici a un certo punto, ma forse c'è anche l'usura, la gente comincia a essere magari stufa, non sai mai, io ho affrontato ormai non so quante, 10 forse anche di più campagne elettorali, no? Sì. O elezioni, sì, o votazioni, sì, in tutti, sì. E quindi dici, ma vediamo, insomma, poi dopo è giusto anche che il cittadino possa esprimere, per debba esprimere il suo voto e ti faccia magari andare un po' più indietro, sì. Ti fai pensare, poi ti poni le domande, magari ho sbagliato questo, va bene. Certo. Quindi possiamo confermare che Marco sarà ancora dalla partita fra 2 o 3 mesi? Eh? Sì, l'idea è quella, sì, l'idea Beh, è quella. Oddio, non è una novità, no, io me lo sono già, e anzi sono anche contento, no? Devo dire la verità, perché secondo me il Comune di Lugano, specialmente negli ultimi anno o 2 anni, dal punto di vista finanziario ha fatto miracoli, sì, no. Bisogna dire veramente, sì. Non so quanto merito sia del municipio intero e quanto sia di te e di Foletti, no, ma comunque... Se vogliamo dare un merito, sicuramente il Dicastero delle Finanze, quindi Michele Foletti e i suoi collaboratori sono bravissimi, hanno fatto tanto, però come sempre, no, lo si dice anche a livello di cantone, e come sport, è la squadra che è la fa squadra, la perché poi sì. I sacrifici che il ministro delle finanze ti chiede devi farli poi anche tu nel tuo dicastero, per cui direi che io sono stato molto contento di lavorare con questo municipio, non è che siamo sempre andati d'amore d'accordo, è stato anche un municipio, come si può dire, un po' spigoloso in certi momenti, però io penso che abbiamo fatto e impostato bene. E Foletti certamente è stato molto bravo, ti ha fatto il suo. Bene, sì. Allora, prima di chiudere, se hai qualche cosa da aggiungere, un messaggio, qualsiasi cosa, il tuo spazio. Questa mi giunge, mi trovate impreparato. Come chiedere, no, ma non è che di una barzelletta. Una cosa, no, neanche, sarebbe stato più facile dire una barzelletta. No, se avendo no, ma qualcosa, no. Non so, sulla tua città, se vuoi dire qualcosa. Se non abbiamo toccato qualche hai qualche pensiero no. Per il futuro. Pensieri per il futuro, io penso che veniamo tutti adesso da alcuni mesi piuttosto difficili, no? I luganesi, ma i ticinesi, gli svizzeri e quant'altro, io mi rendo conto che anch'io non sempre ho vissuto bene, perché magari abituato, io continuo a dirlo a me stesso, ogni tanto mi dico ma c'è qualcosa che non... insomma in fondo tu sei abituato come persona, non tu come Marco, ma tu come persona... A essere un animale sociale, a vedere gente, quant'altro, non dico simbolicamente abbracciare, a dar la mano, e poi tutto un tratto ti trovi a dover rimparare, io sto in casa pochissimo, a riconoscere le pareti di casa tua, insomma, no? E non è facilissimo, quindi tutti abbiamo, poi c'è gente invece che ha subito dei dolori veramente forti, dei morti o dei lutti, o comunque delle persone che hanno sofferto all'ospedale, quindi io sono stato tutto sommato molto bene da questo profilo, però credo che tutti usciamo un po' provati da questo 2021. Io continuo a pensare che affrontiamo il 21, ecco, esatto, continuo a pensare che l'essere umano ha delle forze incredibili dentro di sé, ecco, io penso, il messaggio che mi permetto di dare, continuiamo ad avere fiducia nell'essere umano, che qualcuno diceva usciremo meglio o peggio, a me questo non interessa molto, usciremo come dobbiamo uscire, però che ognuno di noi si ricentri dentro e sappia che comunque abbiamo delle forze incredibili, sappiamo cadere, tante volte dobbiamo cadere, ma sappiamo anche rialzarci, sappiamo ritrovare quello che può essere il colore, perché adesso ultimamente abbiamo visto tante cose un pochino grigie o nere, sì. No? Ma ecco, io penso che possiamo veramente ritrovare la gioia, la forza, la capacità, la voglia di costruire, e lasciarci anche alle spalle, al di là di quello che succederà, perché bisognerà affrontare ancora delle prove. Io non credo che il vaccino sarà necessariamente la panacea di tutto, c'è il vaccino ed è molto bene che ci sia, sarà un passo anche di ottimismo, facciamolo, prendiamolo, somministriamocelo, e però ci saranno ancora delle prove da affrontare, credo, quindi affrontiamole con fiducia, secondo me. Possiamo. Bene. Allora, questo non, era il sindaco di Lugano, non ci rimane Marco che Boradori. Esatto, di ringraziare Marco. Ringraziamo. Grazie per a voi. La sua, grazie a voi. Visita, per il suo tempo, disponibilità. Che ci ha, esatto, disponibilità, il tempo che ci ha dedicato a noi, ma soprattutto ai telespettatori nostri di TV Riviera 24. Vi ricordiamo, e se volete sostenerci, iscrivetevi ai nostri canali social, quindi su YouTube, e cliccate mi piace su Facebook, che è lì dove verranno messe tutte le nostre interviste. Non rimane altro che ringraziare salutare, ringraziare
e ringraziare. E arrivederci a mercoledì. Grazie a voi, buona serata. Aloha, come dice il mio amico Pedro. Aloha. Aloha. E auguri per la vostra trasmissione, per la vostra televisione. Grazie.